Onorevole Cherchi, l'Italia è inadempiente per quanto riguarda la caccia rispetto ai vincoli dell'Unione Europea. Lei ha citato in particolare la direttiva Uccelli, ma non solo. C'è un problema di tutela degli ecosistemi, c'è anche un problema di sicurezza per gli umani, perché ci sono anche molti incidenti che si verificano. Sì, chiaramente l'Italia è inadempiente, ci sono sempre degli avvertimenti da parte dell'Unione Europea sulle procedure di infrazione, perché alla seconda procedura di infrazione ci potrebbero essere, ci saranno anzi, Sanzioni. multe molto salate che poi dovranno pagare gli italiani, ovviamente, cioè i contribuenti, su questo non c'è dubbio. Poi il fatto della legge Bruzzone-Foti che ha allargato le maglie in un modo spropositato permette praticamente di sparare dovunque, sempre, qualsiasi ora del giorno e della notte. Inoasi protette, giardini privati, parchi, in città e ripeto, 7 giorni su 7, quindi non c'è la possibilità di uscire e andare a fare una passeggiata in campagna senza necessariamente avere il pericolo, esserci il pericolo di incrociare qualche cacciatore che poi. Qualche cacciatore che potrebbe anche essere un po' anziano e magari quella macchia che vede potrebbe pensare che sia un cinghiale, invece è un ragazzo, come è successo. Adesso in Sardegna è stato ucciso un ragazzo proprio perché il padre l'ha confuso con un cinghiale. Voglio dire, quando vai a fare, tra virgolette, questo sport, che per me non è uno sport, con un fucile. Beh, gli incidenti collaterali ci sono e sono tanti, sono troppi.